Ma c'è giustizia per Taranto? Certo che c'è, come sempre. Siamo in strada, siamo nelle aule di tribunale, siamo nelle istituzioni. Ovunque si riesca a imporre la voce dei tarantini contro quella di uno Stato che ci vuole soccombenti per questo acciaio che chiamano di Stato ma che in realtà vendono alle multinazionali straniere. Quindi questo ulteriore decreto, questa immunità che viene concessa, per quale ragione, secondo la tua opinione, hanno concesso questa immunità? Secondo noi questa immunità è volta al dissequestro degli impianti, quindi per formalizzare poi l'accordo con Mittal e per accedere a nuovi finanziamenti bancari per garantire liquidità nuova alla fabbrica. Secondo noi però ci sono dei profili di incostituzionalità, perché non può la politica sollevare la magistratura dalla sua responsabilità di difendere la cittadinanza tarantina contro l'inquinamento che è tuttora in corso. Infatti registriamo dai dati che vengono diffusi anche dall'ARPA un aumento considerevole del benzene e degli altri inquinanti nonostante la produzione sia di un livello molto limitato. Quindi se ipotizziamo la produzione a 8 milioni di tonnellate con gli impianti che non sono ancora a norma, e questo è un percorso che deve essere evidenziato e non pensiamo che possa essere un decreto che copra e voglio dire mortifichi anche la magistratura. Ed è proprio questo, per questo che ci vediamo dei profili di incostituzionalità. In realtà ci sono evidenze scientifiche che dicono che anche a 6 milioni questa fabbrica continua a comportare un rischio inaccettabile. A tutto questo ci opponiamo fermamente, perché è ora di pensare ai tarantini e non alla fabbrica. Pensate che oltre questa giornata, questo 17 gennaio 2023, si possa anche trovare un altro coinvolgimento, per esempio uno che noi riteniamo che sia quello maggiore, cioè gli operai di quella fabbrica forse non sono molto consapevoli di quello che è l'inquinamento a cui loro sono sottoposti, insomma. In realtà riteniamo che siano consapevoli, perché il voto di qualche anno fa ai 5 Stelle era per affidare alla politica la fuoriuscita da questa situazione che li vede in prima fila anche come inquinamento. Purtroppo si capisce che possono essere spaventati da questa situazione, ma la politica ha la responsabilità di guidare questa città, questa fabbrica, soprattutto questi lavoratori verso una riqualificazione professionale e un reimpiego. La politica invece continua a giocare, a spaventarli, a far ritenere che senza questa fabbrica non ci sia lavoro, non ci siano prospettive per la città. Noi dobbiamo invece riportarla alla sua responsabilità, perché con i fondi che stanno utilizzando per salvare la fabbrica in realtà si può salvare la città. Ecco, c'è il progetto Taranto. Perché il progetto Taranto non viene attivato? No, il progetto Taranto resta in piedi, se si riferisce al piano Taranto è un progetto che è sempre lì, è stato messo a disposizione in tutte le sedi, è stato argomentato in tutte le sedi istituzionali, purtroppo però hanno bisogno di questa fabbrica a ciclo integrale, che è ancora peggio. Questo per garantire che ci sia acciaio per tutti, perché sappiamo che Taranto è l'unica che produce dalle materie prime, mentre le altre aziende del nord in particolare, che producono l'86% di acciaio d'Italia, hanno già i forni elettrici e hanno quindi bisogno di preridotto di ferro. Se anche Taranto fosse convertita alla sola area a freddo non ci sarebbe preridotto per tutti, e questo è il motivo per cui puntano tanto sull'area calda, ed è questo il motivo per cui noi riteniamo che sia la prima parte da chiudere. Ecco, c'è un altro pericolo, quello del rigassificatore, di cui si parla, ma questa cosa appare molto sfumata, però è un pericolo anche a Taranto, potrebbero anche fare questo, anche se questa zona è stata dichiarata ad altissima percentuale di rischio. C'è un rischio rilevante, non è affatto sfumata, nel decreto purtroppo intendono rimetterlo in piedi in modo da tenere la fabbrica energeticamente sostenibile attraverso queste royalties che verrebbero dai trivellatori del gas, a cui si concederanno più possibilità di trivellare, per risparmiare sul gas, dicevo, con il rigassificatore, e per tirar fuori il resto del gas dall'area a caldo. È tutto un progetto assolutamente deleterio per la città, che respingiamo in blocco. Grazie.